14 maggio 2019, benvenuti alla nuova edizione di Milano Pavia News. Vediamo i titoli nel nostro sommario. Dopo l'aggressione di un richiedente asilo ai danni di una 62enne, la Lega Groppello incalza il sindaco, ci dica come vuole intervenire sulla sicurezza. E la chiusura dell'area C per la festa degli alpini a Milano ha riaperto il dibattito. I milanesi sono convinti, bisogna togliere le auto private dal centro città. Innalzare i livelli di sicurezza e rafforzare la collaborazione tra forze dell'ordine e banche, ciò che prevede il protocollo siglato con gli istituti del territorio. Bottino da 200 euro danni per 5.000 al bilancio del furto alla piscina di Gambolò e non trovando il cibo i ladri hanno portato via anche le caramelle. La candidata del PD sfida Fracassi in un dibattito pubblico a due, immediata la replica della Lega, metodi antidemocratici, si faccia con tutti i candidati. Pienone in cavallerizza per Pifa, arrivato a Vigevano per la proiezione del suo film La mafia uccide solo d'estate, in sala oltre 500 giovani. In apertura del nostro telegiornale una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione, l'ennesimo caso di incidente sul lavoro si è registrato nelle scorse ore a Val di Nizza, dove un agricoltore si è ribaltato in un campo con il suo trattore, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi. Tragedia sfiorata a Val di Nizza nei pressi della frazione Casa Schiavo, dove un imprenditore agricolo del posto, Mauro Bosco, di 55 anni, si è ribaltato mentre a bordo di un piccolo trattore stava falciando l'erba non lontano dal greto del torrente Nizza. L'uomo titolare di un'azienda faunistica e di un agriturismo molto conosciuto è stato portato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso. Giunto in ospedale, i medici hanno accertato, per fortuna, che nonostante diverse fratture al volto e contusioni multiple non era in pericolo di vita. In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni il 55enne avrebbe perduto il controllo del mezzo mentre stava facendo manovra su un ponticello che attraversa il torrente sfondando una recinzione e finendo nel greto del corso d'acqua. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Torniamo ora sui fatti di Groppello Cairoli con il tentativo di violenza sessuale da parte di un giovane richiedente asilo nigeriano ai danni di una 62enne del paese, fatto che ricorderete è avvenuto peraltro in pieno giorno. È a distanza di 24 ore la Lega con i suoi rappresentanti a Groppello Cairoli hanno incalzato l'amministrazione chiedendo cosa intendano fare per migliorare la sicurezza in paese. La comunità groppellese è ancora scioccata per l'aggressione a sfondo sessuale avvenuta sabato mattina ai danni di una donna di 62 anni e perpetrata da un richiedente asilo ospitato in una struttura del posto. Hanno fatto riflettere, creato dibattito nell'opinione pubblica, le parole della vittima dell'episodio, che ai nostri microfoni ha fatto un appello alle donne a denunciare immediatamente qualsiasi forma di violenza, anche quella che può apparire più lieve, e contemporaneamente ha chiesto giustizia nella speranza che quello che è successo non alimenti spirali d'odio. Oggi però è il turno della politica perché non sono mancate le reazioni. La sezione locale della Lega si è fatta sentire chiedendo maggiori controlli sui richiedenti asilo ospitati in città. Dalla consigliera comunale Eleonora Giorgi arriva un richiamo per una maggiore attenzione rivolto all'amministrazione comunale. Beh, direi che in una comunità piccola come Groppello Cairoli è inconcepibile che avvengano fatti simili e quindi direi che non è più tollerabile. Insomma, i migranti a Groppello Cairoli sono troppo numerosi per una comunità piccola così e noi chiediamo che insomma prima di tutto vengano tutelati i cittadini groppellesi. Credo che come capogruppo consigliare presenterò un'interpellanza, una mozione, insomma in consiglio, al prossimo consiglio utile, per chiedere proprio al sindaco che cosa ha intenzione di fare in merito alla gestione di queste persone e quindi magari anche di provare ad avere un tavolo tecnico con la prefettura, insomma. Diversamente credo che la Lega locale avrà intenzione poi di fare altre dimostrazioni di vicinanza, soprattutto ai groppellesi. Ancora la cronaca perché è stato identificato e denunciato a piede libero il pirata che, della strada che nella giornata
di domenica aveva investito un ciclista 62enne di Roncaro sulla strada provinciale 117 nel tratto appunto fra Roncaro e Calignano. Si tratta di un 29enne di Copiano che dovrà ora rispondere dei reati di lesioni gravissime e missioni di soccorso. Il 62enne ferito era stato trasportato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia sottoposto ad un intervento chirurgico. L'uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo di vita. Ancora, proseguiamo la nostra pagina della cronaca per il furto avvenuto alla piscina comunale di Gambolò. Il bottino davvero particolare, oltre a 200 euro in monetine, anche di alcune caramelle. Bottino 200 euro, danni alla struttura 5.000 euro. Questo bilancio del furto avvenuto nottetempo alla piscina comunale di Gambolò. Spaccate le finestre, rotto un lucchetto. I ladri hanno portato via 200 euro in monetine, una stampante e una plastificatrice. Forse puntavano alle scorte alimentari del bar, che però, essendo la stagione estiva ancora ben lungi dal partire, aveva la dispensa praticamente deserta. Non trovando nient'altro da mangiare, i ladri hanno pensato bene di portare via l'unica cosa commestibile che hanno trovato, le caramelle. Insomma, un bottino magro e dolce al tempo stesso. I danni alla struttura però sono piuttosto ingenti e ci si è già messi al lavoro perché tutto sia in ordine per quando riaprirà i battenti la piscina scoperta con la bella stagione. L'amministrazione comunale ha annunciato che potenzierà il sistema di videosorveglianza e che doterà l'impianto di Via Olimpia di un antifurto collegato alle centrali operative delle forze dell'ordine. Chiudiamo adesso la pagina della cronaca, ci spostiamo a Pavia dove in mattinata è stato siglato un importante protocollo di intesa tra gli istituti di credito del territorio e la prefettura. L'obiettivo è migliorare i livelli di sicurezza nelle banche della provincia di Pavia. Innalzare i livelli di sicurezza e rafforzare la collaborazione tra le forze dell'ordine e le banche è quello che prevede il protocollo d'intesa siglato tra la Prefettura di Pavia e i rappresentanti dei principali istituti di credito della provincia. L'obiettivo è prevenire i fenomeni criminali più diffusi, come furti e rapine, ma anche attacchi informatici, aggressioni al personale e truffe ai danni della clientela. Il protocollo si fonda proprio su questo rapporto più stretto di collaborazione tra banche e forze dell'ordine, perché tutto il nocciolo dell'attività si svolge, ruota intorno a questo. Se escludiamo, estrapoliamo quelle che sono le misure di difesa passive che vengono richieste e per le quali le banche si impegnano a mettere in atto su una tipologia che viene offerta dal protocollo, tutto il resto appartiene proprio al rafforzamento, cioè il bello del protocollo, l'utilità del protocollo sta proprio nel rafforzamento di questo rapporto collaborativo tra forze dell'ordine in cui ciascuno dà all'altro quello che è il suo patrimonio di informazioni e di segnalazioni che magari riguardano l'utenza e qualche volta anche il personale dipendente della banca. In particolare poi per quanto riguarda le truffe agli anziani, dove c'è una grande attività già svolta dalle forze dell'ordine sul territorio in maniera capillare, a cui si aggiunge anche questo ausilio che viene dalle banche attraverso un monitoraggio degli episodi che si verificano per fare così una mappatura ed estrapolare anche le buone pratiche, diciamo, da esportare anche in altre realtà della provincia. E dall'altra anche di contribuire a informare la popolazione più debole. Dall'entrata in vigore del protocollo, oggi rinnovato per altri 24 mesi, i reati commessi nei confronti di banche e ATM sono calati anche del 90%. Sì, funziona e proprio per questo oggi lo abbiamo voluto rinnovare alla presenza di tutte le banche e siamo confidenti che questi buoni risultati possano proseguire anche nei prossimi anni. Diciamo che prevede alcune iniziative che le banche possono fare per mettere in sicurezza proprio le strutture e anche le transazioni. Sì, sicuramente ci sono impegni molto precisi, a cominciare dalle misure di sicurezza a protezione dell'agenzia bancaria, misure antirapina che devono essere almeno 5, misure a protezione degli ATM che devono essere almeno 3 e poi c'è l'impegno a formare e informare il personale per gestire al meglio tutte le situazioni che possano creare pericolo. No, tra l'altro è una delle novità di questa edizione del protocollo quella di adottare misure puntuali per aiutare la popolazione più anziana e poi abbiamo previsto anche un censimento di questi reati proprio per capire la dimensione dei fenomeni e rapportarla anche da territorio a territorio.
Noi continuiamo a parlare di banche perché non ci sono solo buone notizie. Nelle scorse ore a Santa Cristina sindaco e cittadini sono scesi infatti in piazza per protestare contro l'unico sportello presente in paese che è stato chiuso. Vediamo. Innanzitutto qui parliamo di una filiale che ha lavorato sempre tanto e bene, con un bel giro d'affari. Ed è una decisione giunta inaspettata, sia a noi e tanto più ai dipendenti che non sanno, non hanno nemmeno la sicurezza di una collocazione. Siamo qui in Piazza Santa Cristina perché vogliamo testimoniare contro questo provvedimento che sta prendendo la Banca Intesa, quindi la chiusura di questa agenzia. Dopo 50 anni ci sentiamo traditi da questa iniziativa e vogliamo testimoniare questa presa di posizione che assolutamente non condividiamo e che vogliamo che si ravvedano, che vengano presi dei provvedimenti per far sì che la banca rimanga, che far sì che ci sia servizio Bancomat e che si continui con questa iniziativa, con questi servizi che sono importanti per il paese. Effettivamente Santa Cristina è un paese ormai di anziani, i quali hanno bisogno di avere un servizio prestato dalla banca come servizio Bancomat, come cassa e comunque anche come depositi. Il fatto che la banca intenda chiudere e non essendoci altre banche all'interno del paese, quindi in paese, questo ci sembra veramente una cosa poco simpatica per tutti quanti noi. Diventa estremamente difficile ipotizzare che un anziano possa prendere il pullman per andare a Villanterio, così ci è stato detto, per poter accedere ai servizi bancari. Questa è una cosa assolutamente assurda, o che vada a Belgioioso o che vada a Chignolo. I servizi non sono il massimo, per cui ipotizzare che uno si faccia portare o debba prendere dei mezzi pubblici per avere un servizio bancario non è una cosa accettabile. Ci spostiamo con le nostre notizie a Milano, dove si torna a discutere di Area C. Domenica scorsa, in occasione della sfilata degli alpini, è stato bloccato infatti l'accesso a tutti i mezzi privati all'interno del centro, una misura che sembra piacere ai milanesi che abbiamo intervistato. Allora sentiamoli. Si riapre il dibattito sul blocco delle auto in centro. Durante la durata degli alpini, infatti, il comune di Milano ha chiuso Area C. È stato vietato il traffico privato, auto e moto, all'interno della cerchia dei bastioni per permettere la sfilata delle penne nere. Ed è subito ripartito il derby tra chi vuole chiudere il centro alle auto e chi invece non solo ritiene che la chiusura valga solo per eventi straordinari, ma promette, in caso di vittoria elettorale, di eliminare Area C e Area B. Ma sentiamo cosa ne pensano i milanesi. Lei sarebbe d'accordo nell'abolire totalmente l'Area C nelle zone centrali di Milano, ovvero far passare i veicoli anche a tutte le ore del giorno? No, non sono d'accordo perché altrimenti c'è l'anarchia dopo, entra di tutto, di più. Invece è bene che rimanga così, ormai ci siamo abituati in questo modo qua, no? No, secondo me è giusto che ci sia un'area più delimitata per i pedoni. Come mai? Beh, per una questione di inquinamento, ma anche di viabilità. Secondo me è meglio, cioè, dare una maggiore possibilità alle bici o comunque a questi mezzi più ecosostenibili. Senz'altro. Come mai? Perché la gente così è libera di camminare e godersi lo spettacolo di quello che c'è in giro. Con le macchine hai sempre paura che qualcuno ti prenda sotto. Poi è giusto, ci sono i mezzi pubblici casomai da poter usare. Decisamente no, in quanto inquinerebbe ulteriormente la nostra città. Gli accorgimenti che si sono fatti hanno dato dei risultati non ottimali. L'inquinamento non è dovuto solo ai mezzi, ma sicuramente è molto importante. Secondo me no, anzi io chiuderei completamente per non far entrare veicoli che possono inquinare, comunque possono creare situazioni di traffico, eccetera. Non la toglierei del tutto perché, insomma, lasciare un po' di alleggerire il traffico nel centro secondo me è comunque un'ottima idea, però ecco, farei cercherei un compromesso. È sempre a zone, a fascia oraria io metterei, un po' pedonale e un po' sempre auto. Non sono d'accordo di mettere un veto, io sono d'accordo di lasciar passare. Penso che chiuderla assolutamente no. Quindi o che rimanga così o che sia più aperta l'entrata al centro di Milano.
delle autovetture, sì. Chiuderla totalmente non mi sembra un'idea giusta in questo momento. Per me deve rimanere aperta al traffico dei motocicli, smantellata, per favorire traffici migliori, flussi migliori lungo la città di Milano, che sappiamo essere molto trafficata. Pensassero altre cose, non a questa, a vietare questo passaggio di macchine. Ad Abbiategrasso adesso, dove l'ospedale cittadino ha avviato un nuovo servizio riservato alle donne. Visite senologiche in un nuovo ambulatorio dedicato. Dalla scorsa settimana è possibile effettuarle all'ospedale Cantù di Abbiategrasso, tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16. Per una volta si parla dell'ospedale cittadino in termini di servizi e non per l'annosa battaglia che riguarda la riapertura del pronto soccorso durante le ore notturne. Il nuovo servizio dedicato alle donne vede la presenza durante la visita diagnostica di un chirurgo senologo e di un oncologo. Questo grazie alla collaborazione tra i chirurghi di chirurgia generale e gli oncologi dell'ospedale di Magenta per potenziare l'attività di prevenzione e diagnosi precoce di una patologia importante come quella del tumore alla mammella. Gli appuntamenti per le visite possono essere fissati fin da ora presso il CUP sia dell'ospedale di Magenta che quello di Abbiategrasso. Apriamo la pagina della politica adesso e lo facciamo partendo da Vigevano, dove la sinistra ha presentato il programma in vista delle prossime elezioni europee. Ha scelto la formula del pranzo la lista alla sinistra per presentare al territorio di Vigevano e Lomellina il suo programma per le elezioni europee. All'evento che si è tenuto alla frazione sforzesca erano presenti due candidati all'Europarlamento, il vicepresidente della sinistra europea Paolo Ferrero e l'attivista per i diritti civili Rachela Sereche. La cosa è molto semplice, tutti dicono che non ci sono i soldi. Salvini per dire che bisogna cacciare gli immigrati, il PD per dire che bisogna fare i sacrifici. Noi invece pensiamo che i soldi ci sono, le banche ne hanno avuto miliardi a gratis, le multinazionali non pagano le tasse, in Italia i ricchi sono sempre più ricchi. E allora diciamo che i soldi vanno presi da chi ne ha troppi e che bisogna utilizzarli per fare posti di lavoro, per fare la riconversione ambientale delle produzioni, perché la terra ne abbiamo una sola e non la possiamo distruggere, per far funzionare la sanità, per far funzionare l'istruzione, cioè per permettere alla gente di vivere civilmente. È assurdo che in un paese ricco come l'Italia e in un continente ricco come l'Europa la gente, i giovani, debbano stare peggio di come siamo stati noi. Questa è veramente la cosa folle. E allora la sinistra dice: i soldi ci sono, prendiamoli a chi ne ha troppi e utilizziamoli per il benessere della popolazione. L'Europa ha bisogno di concepire per esempio anche la cooperazione allo sviluppo come come politiche ricuciono i rapporti con per esempio i paesi meno sviluppati. Questo perché non possiamo immaginare che l'Europa finanzi esclusivamente la cooperazione militare, perché le armi non fermano la desertificazione in Africa, tantomeno i flussi migratori. I flussi migratori si fermano se esistono reali possibilità di sviluppo per le comunità locali dei paesi emergenti, e questo si fa dando maggiori risorse alla cooperazione internazionale, anche intesa come capacità di ridistribuire ricchezza. La ricchezza c'è, la ricchezza è quella dei grandi capitali, delle grandi multinazionali. Bisogna capire come attraverso un'armonizzazione dei sistemi fiscali a livello europeo quei grandi patrimoni si possano tassare. A Pavia invece si innalza il livello dello scontro tra il PD e la Lega in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio. Nelle scorse ore il candidato dei Democratici, Ilaria Cristiani, ha sfidato il candidato del Carroccio Fracassi a un dibattito pubblico a due da tenersi in Piazza della Vittoria. Immediata la replica del Carroccio: metodi antidemocratici. Sfido Fracassi a un dibattito pubblico in Piazza della Vittoria. Il candidato sindaco di centrosinistra, Ilaria Cristiani, lancia il guanto di sfida nei confronti del rappresentante del centrodestra. In questi mesi, ha scritto l'ex assessore democratico, Fracassi si è messo nel proprio cantuccio e ha detto le cose che voleva dire senza un confronto reale. I cittadini quindi sono riusciti ad ascoltare poco e a partecipare ancora meno.
Per questo motivo Ilaria Cristiani ha deciso di sfidare il candidato del centrodestra in un confronto pubblico, sul dove e quando l'idea è chiara, Piazza della Vittoria è ritenuto il posto più idoneo, ma ad ogni modo l'importante è che ci sia uno spazio ampio e ben accessibile a tutti i cittadini pavesi. Sulle tempistiche la proposta del candidato del Partito Democratico è entro e non oltre il 19 maggio, così che i cittadini abbiano ancora una settimana per riflettere. Ma la proposta del centro-sinistra ha trovato l'immediata replica di Fracassi. Ancora una volta il PD dimostra di essere miope e poco democratico, così come lo è stato in questi 5 anni. I candidati sono più di due, ha replicato Fracassi. Ritengo quindi doveroso e rispettoso nei confronti di tutti che ci sia un confronto aperto. Per questo il candidato del centrodestra ha invitato gli avversari il prossimo 19 maggio alle 21 alla Sala dell'Annunciata. Noi torneremo tra poco a parlare di elezioni a Pavia, adesso però ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte di Milano Pavia News che proseguiamo parlando di politica e di elezioni del capoluogo. Discutevamo poco fa della polemica che è scoppiata tra il PD e la Lega sulla possibilità di convocare un confronto pubblico tra Ilaria Cristiani e Fabrizio Fracassi. Allora vogliamo chiederne qualcosa di più al segretario del Carroccio di Pavia, Roberta Marcone, che è venuta a trovarci. Buonasera. Buonasera, buonasera Mario. Questa campagna elettorale entra finalmente per noi giornalisti un po' nel vivo, un po' di sana polemica. Sì, per noi è già nel vivo. È già, da a un livello po'. Lavorativo, operativo sì. Allora vorrei ritornare con lei su questa querelle PD-Lega, PD che, come abbiamo visto nel servizio, invita Fracassi a un dibattito a due da tenersi in piazza, la Lega che risponde i candidati sono 6, è un metodo antidemocratico. Sì, assolutamente, ieri sera appunto c'è stato questo messaggio sul social della Ilaria Cristiani e in cui appunto si sfidava, si lanciava un guanto di sfida a Fabrizio Fracassi. Al di là che Fabrizio Fracassi è in giro e parla con le persone già da tempo, perché sta parlando con tutte le istituzioni, Pavia risponde bene, Pavia è molto interessata agli argomenti della Lega, di Fabrizio, quindi cioè, non è vero che non si sta parlando alla cittadinanza. Al di là di quello, ci sono 6 candidati sindaco, cioè non c'è solamente il PD e la Lega. E quindi se c'è da fare un confronto, giustamente c'è da fare un confronto fra tutti i candidati sindaco. E un discorso appunto così al limite potrebbe essere valido nell'ipotesi di un ballottaggio. Cioè, quindi quando rimangono due candidati, quando rimangono due candidati, non si può sapere. Cioè, è ipotizzabile, però chiaramente non è. È ipotizzabile, ma non è così scontato. Mi sembra un pochino presuntuoso in questo momento. E la Lega, in un comunicato di risposta, ha lanciato anche una controproposta. Facciamo un confronto a 6 in sala, certo, dell'Annunciata, che però mi pare di capire non è ancora ufficiale. Può dirci qualcosa in più? Ma sì, si sta organizzando questo incontro a 6, appunto per dare ai cittadini una panoramica globale di quella che è la scelta e poi per poi la decisione che dovranno prendere. Cioè, quindi ci sarà nelle prossime ore o aspettiamo comunicazioni. Sì, aspettiamo comunicazioni più precise. Diceva, noi stiamo lavorando già da un po', che campagna elettorale è fino adesso? Qualcuno ha detto un po' in tono minore, altri dicono troppo giocata sui social e meno nei dibattiti pubblici. No, assolutamente, noi siamo la Lega e noi siamo abituati a stare per strada e a stare in mezzo alla gente. E quindi Fabrizio stesso sta macinando chilometri e comunque sta incontrando le istituzioni, le associazioni e i vari mondi che compongono poi la città. È una campagna per noi bella, noi siamo orgogliosi quest'anno di poter proporre un candidato leghista, una persona per bene, una persona competente, e quindi siamo tutti molto molto entusiasti, c'è molto entusiasmo, c'è una bella lista, ci sono candidati validi che sapranno poi lavorare insieme al sindaco e quindi cercare di risollevare questa città perché ne ha veramente bisogno. Parlava di entusiasmo, quanto ha contribuito l'arrivo la settimana scorsa del vostro
segretario Matteo Salvini, anche in questo caso non sono mancate le polemiche. No, beh, ha contribuito tantissimo, al di là che vabbè, per noi è sempre un onore poterlo avere vicino. Salvini, quando si muove, muove veramente le persone. Pavia ha risposto benissimo. Una piazza così è stata veramente, cioè non si vedeva da Pavia non so da quanti anni una piazza del genere, e ha sicuramente contribuito, ci ha dato una bella sferzata di energia. Noi siamo pronti, siamo molto molto positivi, credo che questa sia l'occasione giusta veramente per cambiare, non per continuare, perché vedo che il PD si pone sempre nella continuità. La continuità del nulla è pericolosa, perché in questi 5 anni non è stato fatto niente, o forse sono stati fatti anche dei danni. Cioè, non dimentichiamo che comunque Ilaria Cristani era l'assessore dell'ambiente, cioè, abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni quella che è la situazione di Pavia in questo senso. Quindi noi vogliamo cambiare, abbiamo tutte le carte in regola per farle. Fabrizio Fracassi è una persona preparata, che conosce benissimo la macchina amministrativa, e quindi noi andiamo avanti convinti che forse non ci sarà neanche un ballottaggio. Noi speriamo questo, noi dobbiamo assolutamente vincere al primo turno. L'auspicio vostro è chiaramente questo. Un'altra critica che viene mossa è che la scelta di Fracassi è la scelta di un candidato poco empatico, poco comunicativo. Ma è una critica quello, che lei sì, io ho fatto una battuta già all'inizio, quando mi dicevano ma ride poco. Allora, intanto c'è poco da ridere, perché se ci guardiamo intorno veramente nelle situazioni in cui versiamo c'è veramente poco da ridere. Secondo, il riso abbonda sul viso di chi sappiamo, perché è un detto. E poi comunque è una persona seria, sì, è vero, magari non dispensa sorrisi più di tanto gratuiti, però l'importante è che sia una persona capace, che faccia quello che c'è da fare poi alla fine, perché insomma di sorrisi e di promesse vane ne abbiamo sentite già abbastanza. Parlava, criticando giustamente dal vostro punto di vista, la gestione della città in questi anni. E allora dove intervenire innanzitutto per il futuro di Pavia? Io penso che ci sono cose che possono essere fatte a breve termine, e poi altre situazioni ovviamente che devono essere, anche perché bisogna anche andare a capire che cosa si trova, no? Quando poi uno mette le mani e vede, si rende conto, certo, di quello che è. Nell'immediato sicuramente il decoro urbano, la pulizia, il decoro urbano, la raccolta differenziata che è stata totalmente sbagliata, cioè la sicurezza, quindi le cose, diciamo, che i cittadini ci chiedono, perché poi quando giriamo per Pavia la prima cosa che ci dicono: Pavia è sporca, le rive del fiume, cioè abbiamo veramente i giardini che sono tenuti malissimo, cioè abbiamo una situazione di disagio proprio soprattutto sotto questo profilo. Ci si avvia ormai verso la fine della campagna elettorale, anche se saranno quasi 2 settimane veramente da tour de force. Ogni occasione è buona per farsi conoscere, per far conoscere il proprio programma. Allora la Lega come si muoverà, che eventi metterà in campo in questi giorni? Ma al di là di quello che è stato l'evento grosso quando è arrivato il nostro capitano Matteo Salvini, noi siamo sul territorio con i gazebo un po' vari angoli della città già da tempo, e lo saremo tutti i giorni. Abbiamo la sede elettorale in Strada Nuova 17 che è sempre aperta, possono venire le persone, possono informarsi, possono prendere il nostro programma elettorale lì, e quindi rendersi conto, c'è sempre qualcuno che comunque dà delle risposte. Poi ci sarà l'evento finale, che sarà domenica 19, noi lo faremo in Castello con il comizio, con tutti i nostri big, diciamo, locali, e musica, insomma, e poi tante altre sorprese che
Che non volete, che non diciamo, volete... sì, anche perché stiamo ancora finendo di organizzare. Un'ultima cosa, visto che se ne è parlato poco, poi si parla molto dei candidati sindaco, poco della squadra. Lei è un segretario abbastanza silenzioso, non le piace molto apparire anche quando c'è qualche evento pubblico. Sono una che ama fare più che... Allora, ci aiuta un po' a capire anche la squadra, come è stata costruita. Abbiamo parlato un po' di tutte le varie liste del Partito Democratico, certo, di Forza, certo, Italia. La Lega su cosa ha puntato? C'è stata qualche defezione e anche qualche ingresso importante? Sì, beh, ci sono, diciamo, militanti storici, persone che sono in Lega da anni e che hanno fatto anche un po' la storia, e questo è anche un mio motivo d'orgoglio personale, perché per chi è stato in Lega quando eravamo magari al 2% e non era così proprio facile dire di essere leghista, perché ci sono stati momenti difficili, quindi per noi è sicuramente motivo d'orgoglio, e io ringrazio tutti quelli che ci sono sempre stati. E quindi la squadra è stata composta da queste persone e anche da new entry, persone comunque conosciute sul territorio, professionisti. Anche giovani. Molti giovani, sì, molti giovani. Abbiamo cercato di toccare varie aree e anche varie aree della città, in modo che ognuno possa avere un rappresentante del suo quartiere, e questo mi sembra molto importante. Poi al di là comunque di quello che è il discorso, ci tenevo a dirlo, il discorso comunale, noi andiamo a votare anche per l'Europa, e in Europa è importantissimo mantenere quello che è il nostro personaggio di punta del territorio, che può garantirci comunque le battaglie per il nostro territorio. E anche qui Fabrizio Fracassi è in grado, essendo comunque un uomo Lega, di creare quel fil rouge che unisce città, regione, Stato centrale, Europa. Cioè potremmo avere comunque delle grandi opportunità. Parlo dei bandi che dall'Europa non sono mai arrivati a Pavia. Pavia è una città che ha fatto zero come numero di bandi europei che invece avrebbe potuto sfruttare. E quindi so che Fabrizio Fracassi vorrà lavorare su questo con un ufficio preposto per i bandi, per poter ottenere queste... Sì. Torneremo a parlarne, grazie Roberta, grazie, Marcone. Grazie a te Mario, buonasera a tutti. Noi adesso lasciamo la pagina della politica, prima però rivediamo insieme tutti i principali fatti di questa giornata. Dopo l'aggressione di un richiedente asilo ai danni di una 62enne, la Lega Groppello incalza il sindaco, ci dica come vuole intervenire sulla sicurezza. E la chiusura dell'area C per la festa degli alpini a Milano ha riaperto il dibattito. I milanesi sono convinti che bisogna togliere le auto private dal centro cittadino. La candidata del PD sfida Fracassi in un dibattito pubblico a due, immediata la replica della Lega, metodi antidemocratici, si faccia con tutti i candidati. Proseguiamo la nostra informazione, lo facciamo con una notizia davvero interessante, il boom di richieste di affitti nelle città cosiddette delle logistiche, un'impennata che ha riguardato soprattutto Brogni e Stradella. Un vero boom di richieste di case in affitto, che però non ci sono o esistono ma non sono disponibili, è quanto si sta vivendo nelle aree in cui negli ultimi anni si sono insediate le aziende logistiche. Il caso più eclatante, anche se non l'unico in provincia di Pavia, è quello di Stradella e, in seconda battuta, Broni. Qui si sono riversati migliaia di lavoratori provenienti da ogni parte d'Italia, e se alcuni sono pendolari rispetto ai luoghi di provenienza, altri cercano casa, ma, e qui sta il problema, per periodi limitati di tempo, ovvero la durata dei contratti di lavoro, 6 mesi, massimo un anno, e spesso i proprietari, di fronte ad una tassazione del 21%, lasciano perdere. Secondo Mattia Del Monte, agente immobiliare proprio a Stradella, le richieste in questo senso sono in continuo aumento, ma senza adeguati incentivi, come per esempio una tassazione ridotta al 10%, come quella attuata da Pavia per gli appartamenti destinati agli studenti, l'offerta di difficilmente riuscirà ad incontrare la domanda in continua crescita. Ci vorrebbero degli appartamenti, delle unità abitative che possano permettere di avere un ricircolo continuo di conduttori, quindi immobili preparati non a locazioni durature ma
a brevissimi periodi, e oggi sul tuo territorio non abbiamo queste disponibilità, non abbiamo la possibilità di avere delle tassazioni agevolate, quindi al 10% nei casi della cedolare secca sui canoni concordati, perché non abbiamo canoni concordati, quindi non c'è un incentivo al momento a poter mettere a disposizione appartamenti, immobili per, appunto, per queste locazioni. E sarebbe utile e necessario, dice, dal suo punto di vista? A mio avviso sì, a mio avviso è utile e necessario, appunto perché c'è una continua ricerca, una richiesta di immobili, ma non riusciamo al momento a soddisfare tutte queste esigenze se non che una parte. Fabio Bianco, presidente della Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari di Pavia, conferma questa nuova esigenza. In genere tutto quello che il mercato offre viene nel breve tempo di qualche settimana locato, quindi c'è una richiesta in questo senso. Le amministrazioni comunali dove appunto queste logistiche sono insediate potrebbero fare un lavoro di questo tipo, potrebbero pensarci e adottare dei sistemi di agevolazione come esistono ad esempio a Pavia per quanto riguarda gli studenti, adottare ovviamente delle norme che possono agevolare chi deve locare in queste zone. A Pavia è stato avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro grazie alla sinergia tra Fedegari, Confindustria e Litis Cardano. Sentiamo di cosa si tratta. Un percorso di formazione che ricalca le attività svolte in azienda, dalla saldatura alla progettazione meccanica. Confindustria Pavia e Fedegari Spa promuovono un progetto innovativo di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Litis Cardano. L'intesa prevede che la scuola indirizzi all'azienda una decina di studenti, scelti tra i più motivati, che una volta usciti dall'istituto vogliano entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Il progetto, spiega il presidente di Confindustria Pavia, Nicola De Cardenas, è fondamentale per arricchire il percorso formativo dei giovani che vogliono affrontare con preparazione e strumenti adeguati il mercato del lavoro, rispondendo alle esigenze del sistema produttivo. La Fedegari è un'eccellenza manifatturiera del nostro territorio, con una forte propensione all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione. L'obiettivo di Confindustria è di coinvolgere anche altre imprese per consolidare sempre di più il rapporto tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Si tratta di un percorso pratico che costituirà un incentivo ai ragazzi e li renderà più motivati, spiega la preside del Cardano, Giancarla Gatti Comini. Soddisfatto anche Paolo Fedegari. Creare lavoratori sul territorio vuol dire fare sistema per dare valore alle nuove generazioni e motivare quindi i giovani a essere parte del percorso di ripresa e di competitività necessario al nostro ecosistema. Ci spostiamo ad Abbiategrasso adesso, dove la biblioteca del paese continua la sua crescita di contatti. Allora facciamo il punto nel servizio con tutti gli altri progetti. Una nuova commissione è una delle ultime novità che riguardano la biblioteca civica di Abbiategrasso, l'ultima ma non l'unica. La biblioteca non è più solo un luogo di studio, ma è anche proprio un luogo di incontro e di socializzazione. Questo fa sì che sia stato proprio un po' ripensato integralmente l'uso degli spazi. Abbiamo messo a disposizione ad esempio degli spazi per i ragazzi delle scuole medie, perché avevano la loro collocazione di libri ma non avevano dei tavoli dove trovarsi, dove studiare. Abbiamo ampliato l'orario della biblioteca perché sabato mattina la biblioteca era chiusa. Abbiamo, da maggio dell'anno scorso, abbiamo fatto in modo sperimentale, abbiamo aperto la biblioteca anche sabato mattina e ci siamo resi conto come anche sabato mattina le famiglie hanno il desiderio di venire in biblioteca a portare magari i propri bambini. Abbiamo poi introdotto all'ingresso uno spazio dedicato ai malati di Alzheimer, in modo tale che anche chi ne ha bisogno può venire in biblioteca anche solo per sfogliare un libro, per leggere il giornale e per trovare uno spazio comodo. Un luogo frequentatissimo anche dai giovani. Su questo, secondo me, la nuova commissione dovrà fare un ragionamento, perché non solo per l'utilizzo delle sale da parte dei ragazzi, che come dicevano appena trovano una scrivania libera si siedono per poter studiare, ma proprio perché le statistiche dimostrano come l'uso del libro cartaceo, che rimane, perché la statistica continua a mantenere un trend positivo, però accanto a questa c'è un'esponenzialità dell'uso del libro multimediale, un 80% in più rispetto agli altri anni. E a dimostrazione del funzionamento della struttura ci sono i dati
che evidenziano sempre maggiori prestiti e utenti sempre più giovani. I dati statistici fondamentali sono quelli che riguardano i prestiti e gli utenti. Per quanto riguarda i prestiti, abbiamo superato i 60.000 prestiti, per cui abbiamo un rapporto tra prestiti e popolazione che si avvicina a 2, che è un ottimo rapporto per quanto riguarda le biblioteche pubbliche. Per quanto riguarda gli utenti, siamo intorno ai 3.000 utenti effettivi, cioè persone che effettivamente durante l'anno hanno preso almeno un libro in prestito. Per quanto riguarda la frequenza della biblioteca, quindi l'utilizzo dello spazio per studio, letture, anche questi dati sono particolarmente significativi. Ad esempio, nel mese di dicembre 2018, quindi un mese teoricamente abbastanza morto, ci sono state più di 10.000 presenze nelle nostre sale. Adesso la pubblicità, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Riprendiamo la nostra informazione con la presentazione dell'evento Io ci sono e tu, una 3 giorni all'Arena Civica di Milano dedicata ai temi del bullismo, del cyberbullismo e della violenza sulle donne. Io ci sono e tu. È con questo hashtag che si apre l'evento che si svolgerà dal 17 al 19 maggio, organizzato da Milano Positiva, APS e Fast Market Web. Io ci sono e tu è un'inclusione, è un modo di includere le persone, i ragazzi soprattutto, e di parlare con loro, di giocare con loro e di divertirsi anche ovviamente con loro, parlando ovviamente trattando un tema importante come il bullismo, cyberbullismo e la violenza di genere sulle donne. Saranno 3 giorni questo evento, Io ci sono e tu, 17, 18 e 19 maggio a Milano all'Arena Civica, dove avremo studenti, avremo associazioni, avremo anche altri tornei creati proprio e formati da società di persone che verranno qui a divertirsi, a giocare. Nel contempo però ovviamente avremo anche circa 50 incontri, convegni, tavole rotonde con associazioni che trattano quotidianamente questi motivi, questi temi. E quindi da questo punto di vista noi quello che vogliamo fare in questi 3 giorni è una kermesse, una 3 giorni proprio di divertimento, di kermesse dove ci si possa sì divertire, ma intanto anche parlare di questi temi che non se ne parla mai abbastanza. Ai giovani sicuramente, ma io direi anche e soprattutto anche ai genitori, cioè agli adulti. L'iniziativa prevede 3 giorni di eventi sportivi, confronti e dibattiti sui temi del razzismo, del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere. Saranno coinvolte decine di scuole milanesi, i cui studenti stanno sviluppando progetti su questi argomenti, e 40 associazioni che si prodigano per combattere questi fenomeni. Sono 3 giorni importanti di sport, condivisione, stare insieme, vivere lo spirito sportivo, patrocinato sia dalla Regione Lombardia che dal Comune di Milano. Con il Comune di Milano abbiamo tantissime collaborazioni, sempre dove lo sport è protagonista non solo come attività fisica, come attività agonistica, ma anche come strumento di inclusione e coesione. Questo secondo lei dovrebbe essere una delle tematiche che dovremmo più affrontare, su cosa dovremmo muoverci? Come istituzione dobbiamo muoverci affinché lo sport sia il più accessibile per tutti e venga visto come strumento appunto di inclusione. Noi dobbiamo favorire, stimolare le associazioni sportive per operare maggiormente sul territorio in maniera semplice, in maniera costruttiva. Lei cosa consiglia ai cittadini milanesi o comunque ai cittadini italiani? Come si può contrastare questo fenomeno? Il contrasto avviene su vari aspetti, la prevenzione e quindi la consapevolezza di tutte le problematiche. E poi tenere presente che qualsiasi azione deve essere meditata, in senso lato, anche nell'educazione civica, nei rapporti tra cittadini, nella vita pubblica metropolitana. Quindi dare un po' più di spazio all'aspetto umano e molto meno spazio all'aspetto ego-riferito. Oggi purtroppo è un tema che va ripreso. Ci spostiamo adesso a Vigevano, dove per l'arrivo di PIF si sono radunati oltre 500 studenti delle scuole superiori. Vediamo le immagini.
Pienone in cavallerizza per PIF, giunto a Vigevano per parlare con i ragazzi delle scuole superiori venuti ad assistere alla proiezione del suo film La mafia uccide solo d'estate. In sala c'erano oltre 500 giovani, tutti molto interessati ai temi dell'antimafia, che hanno tempestato di domande il popolare regista palermitano. PIF, che prima di incontrare gli studenti si è intrattenuto con giornalisti e rappresentanti delle istituzioni cittadine, ha tenuto a sottolineare i passi avanti fatti dallo Stato in tema di lotta alla mafia. In Sicilia fanno fatica a riformare la cupola, e questo è un segnale, io dico per scherzare, ma neanche tanto il fatto che io possa camminare a Palermo senza che mi possa succedere niente, senza aver mai rischiato un secondo, è la dimostrazione che le cose sono cambiate, lo Stato, la dimostrazione del fatto che ormai quando mi dicono sei di Palermo, ti dicono che è bella Palermo, ti dicono non ti parlo più di mafia, la dimostrazione che ormai la città ha cambiato narrazione, e questo è dovuto al fatto che lo Stato è più presente, questo per quanto possiamo essere pessimisti è un dato di fatto. Oltre all'azione dello Stato, il regista ha evidenziato un cambio di mentalità nell'opinione pubblica seguito alle stragi del 1992. Il fatto di avere avuto 20 anni quando succedeva, diciamo che ti segna molto rispetto a un cinquantenne magari. Tutto nasce da là, infatti io sono molto felice del cambiamento che è successo a Palermo, un po' meno per il fatto che è successo per pensando al prezzo che abbiamo pagato per questo cambiamento. Per il futuro il consiglio di PIF è quello di continuare a parlare di mafia, nella speranza che anche in altre zone d'Italia possano nascere esperienze artistiche come quella della Mafia uccide solo d'estate. Sarebbe bello se un regista calabrese, possibilmente calabrese, sarebbe più significativo, facesse la 'Ndrangheta uccide solo d'estate o una tipologia di questo, perché credo fermamente nel potere dello sfottò. Cioè il mafioso non vuole essere solo ricco, vuole essere riconosciuto potente, quindi se tu gli fai un film e lo prendi in giro non ti dico che quanto un arresto, ma quasi, non solo, ma perché così le nuove generazioni nascono con il mito smitizzato. Adesso andiamo in Oltrepò per il nostro speciale dedicato al Parco delle Farfalle di Valverde. Oggi sto valutando e verificando la bontà degli interventi che sono stati effettuati relativamente alla gestione dell'ambiente prativo, che è sicuramente l'ambiente di maggior interesse per quanto riguarda la fauna, lepidotteri, ovvero le farfalle. Con la primavera ormai entrata nel vivo, il Parco delle Farfalle di Valverde si prepara ad accogliere studiosi e appassionati da ogni parte del mondo. Abbiamo incontrato Francesco Gatti, naturalista e presidente dell'associazione IOLAS, che assieme all'ex sindaco Gianni Andrini, il comune si è da poco fuso con quelli di Ruino e Canevino ed è diventato una frazione del nuovo municipio di Colli Verdi, conserva e promuove questo piccolo angolo di paradiso. L'Oltrepò ospita oltre 120 specie diverse di farfalle, è davvero un numero elevatissimo se pensiamo che in alcuni stati europei ne sono presenti nemmeno la metà. Per noi naturalisti e in particolare per un'associazione che ci interessa di farfalle, Valverde è semplicemente un obbligo. Inoltre ci sono delle situazioni favorevoli, ci sono state negli scorsi anni, che hanno permesso per esempio la stipula di un protocollo d'intesa tra l'associazione IOLAS e l'ormai ex comune di Valverde. Non vogliamo chiudere il parco ai visitatori, anzi tutt'altro, abbiamo però deciso in concordo con il comune di mantenere alcune aree prative non sfalciate, semplicemente perché è in questo tipo di aree, non quelle di prato tagliato a zero, in cui la natura esplode in tutta la sua meravigliosa vita. Questo nuovo comune che sta nascendo, che è nato insomma da Canevino, Ruino e Valverde, si candida quindi in qualche modo ad essere un po' un punto di riferimento dal punto di vista della biodiversità. L'auspicio è che si prosegua negli anni a venire in continuità con un percorso di conservazione e valorizzazione fortissimo ed efficace che è stato portato avanti nella ora frazione di Valverde. Le farfalle più rappresentative di quest'area sono circa
circa una sessantina le specie presenti qui, ve ne sono alcune molto note anche a un vasto pubblico come l'ainachisì o il podalirio, che sono farfalle molto grandi e appariscenti che richiamano l'attenzione. Ce n'è una in particolare importantissima, si chiama Maculinea arion ed è la specie alla quale diamo una grande attenzione per la gestione degli ambienti. In un tale contesto non poteva certo mancare una festa, anzi un festival delle farfalle. L'osservazione delle farfalle in natura non è più un'attività hobbistica di nicchia, e in posti come questi che vivono la problematica dell'abbandono e della scarsa disponibilità di attività economiche, il turismo, l'ecoturismo, il butterfly watching sono sicuramente delle risorse che sarebbe assurdo non contemplare per il futuro. Una notizia di sport in chiusura: Omnia Basket Pavia comunica l'avvenuto accordo per la cessione del 50% delle quote societarie attualmente in possesso di Gianmarco Bianchi all'amministratore unico della società pavese Giovanni Perruscion. Gianmarco Bianchi, lungamente impegnato in prima persona con la pallacanestro cittadina, ricorderete, in qualità di presidente della nuova pallacanestro Pavia, con cui aveva sfiorato anche la promozione in Serie A1, ha così formalizzato una scelta maturata già la scorsa estate, ovvero quella di privilegiare gli impegni familiari rispetto alla passione per il basket. Voglio ringraziare, ha commentato in una nota lo stesso Bianchi, tutti coloro che durante questa lunga esperienza hanno collaborato con me, contribuendo ad onorare il basket pavese con passione ed impegno. È proseguito dicendo: ringrazio anche i tifosi e tutti quelli che mi hanno sostenuto, ma anche quelli che mi hanno criticato, perché so che hanno agito per la grande passione verso la loro squadra. Con questa notizia è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre l'appuntamento in prima serata con musica e passione.